La Coppa Italia non era stata un'illusione. Il Brescia c'è, nonostante la giovane età e l'assenza di un giocatore cardine come Budel, riesce a vincere il debutto, come spesso gli capita peraltro quando in Serie B inizia il Rigamonti. Stavolta però era tutto nuovo, tutto da testare. I ragazzi di Beppe Scienza regalano a Rigamonti, alle gole secche per la sete di eroi, una vittoria che è buon tonico, in attesa di sistemare la squadra e i conti societari. Un bel 2-0 al Vicenza, al termine di una gara a lungo dominata. I biancorossi del duo Baldini e Adani sembrano iniziare meglio, ma la prima occasione il Brescia passa. È il nono quando Antonio penetra in area con un'accelerata che apre la difesa e crossa Fegzesin, il più facile dei palloni, che deve essere solo sospinto in rete. 1-0, ma non basta. Le rondinelle insistono. Al 14esimo un destro a giro di El Kadouri viene deviato da Frison. Su azione d'angolo, Salomon colpisce il palo. El Kadouri si trova a meraviglia nel ruolo di mezzala e con un altro destro a giro chiama Frison alla respinta tutt'altro che banale. I biancorossi ospiti si fanno vedere solo con qualche contropiede velleitario, ma le ali rimane inoperoso. La bravura del Brescia sta nel riuscire a rientrare dagli spogliatoi dopo l'intervallo con la stessa forza, la stessa convinzione. Gli uomini di Scienza vanno a velocità doppia, al 13esimo trovano il raddoppio. Cross di Salomon, Jonatas controlla e scarica in rete con un sinistro potente. È il terzo gol in 3 partite ufficiali per il protetto di Mino Raiola, in rete con l'Aquila, il Catania e il Vicenza. Il match si chiude lì, Zambelli e compagni lo controllano con una maturità insospettabile. Le ali fa l'unica parata a tempo quasi scaduto, respingendo la garella un tiro da fuori di Alemão. Buona, anzi ottima la prima, ma è solo la prima, appunto.